Benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube. Mi è sparita la voce, ragazzi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Eccoci qua sul mio canale YouTube. Quest'oggi ricontinuiamo con eFootball. Da qualche giorno, diciamo, si è aggiornato qualcosina, c'è qualcosa di nuovo da vedere. Diamo subito un'occhiata, entriamo direttamente nel gioco. Siamo sul mio canale YouTube, tutto mi si viene a coprire quest'oggi, ovviamente. Iniziamo con il bonus di accesso, il solito. Ok, campagna di maggio, la prendiamo pure quella e poi abbiamo anche il bonus di accesso speciale. Eccolo qua, un'abilità extra. Ora, questa settimana c'è una manutenzione. Io adesso, in questo momento, ragazzi, sto registrando, ho registrato qualche giorno fa, quindi questo si riferisce a questa settimana che va dal primo maggio, cosa va? Dal primo maggio mi sembra che vada fino al 5. A 6 e quindi nessuna manutenzione in corso, ordinaria. Via, andiamo avanti, vediamo un po' le novità di giornata. Vediamo vedere intanto che succede là sopra. Abbiamo qualche mail, qualche messaggino. Allora, avviso importante: sicurezza, riceviamo beh, i soliti segnalazioni di comportamento scorretti. Quindi stiamo attenti, mi raccomando, ragazzi. E facciamo così, andiamo a vedere cosa c'è qua di qua. Allora, bonus di accesso 10.000, bonus di accesso 30.000, 10.000 qua, ricompense evento. Va bene, qualcosina che abbiamo preso in questi giorni. Va bene. Diamo un'occhiatina adesso se cos'altro c'è di novità. Vediamo. Allora, cosa abbiamo qua? FOBA Champions League per 20 giorni, va bene. E sono le solite cose. Legacy Selection, 40.000 GP, Gold, 50 monetine qua a fare questo, Italian League, sempre in scadenza. Diciamo che ci sono le solite cose, niente Gabriel Barbosa in regalo al termine fra 9 giorni, tutte cose che abbiamo già visto, nuove divise nel negozio e 5.000 punti in regalo. Ok. Vediamo se te lo fa vedere subito, 5.000 punti in regalo, dettagli. Celebra eFootball Champions League Open 2023 con punti eFootball. Va bene, se andiamo a vedere il video probabilmente ci farà. No, questo è giocando, va bene, durata è 25, programmi allenamento. Ok, campagna eFootball, questa è la campagna, ok, tutti i giorni, va benissimo, tranquilli. Direi che a questo punto assisti e ottieni 1.000 punti. Ah, eccolo qua. Assisti e ottieni 1.000 punti. Se andiamo a vedere questa, ci dai 1.000 punti e football. Guarda lo stream, lo guardiamo poi dopo tranquillamente. Comunque, guardando lo stream, avete 1.000 punti gratuiti in regalo. Ma direi di andare a giocare adesso. Andiamo subito a fare la prima partita. Ovviamente iniziamo ringraziando tutti coloro che ci lasciano un like, tutti coloro che ci lasciano un commento, tutti coloro che si iscrivono al mio canale. Grazie ragazzi e grazie a voi che il canale sta crescendo pian piano. Ringrazio anche chi soltanto per un decimo di secondo entra e guarda un mio video. E saluto i miei amici YouTubers Alessandro Gamer, Lupo del Tubo ed Eburnio, che portano ogni giorno i loro contenuti sui loro canali. Mi raccomando, andate nelle mie sezioni apposite e troverete l'indirizzo del loro canale YouTube. Fanno eventi registrati, eventi anche live di calcio, di motori, giochi d'azione, giochi di fantasy, insomma, fanno un po' di tutto. Andate a cercare quello che fanno, sicuramente qualcosa che vi piace lo troverete senz'altro. Campionato e football, vediamo subito. Abbiamo fatto qualche partita l'altro giorno con le squadre del campionato asiatico e di conseguenza la formazione è questa. Andiamo a cambiarla perché sennò faremo una figura meschina con questa formazione giocando adesso nel campionato delle divisioni. Quindi andiamo a cambiare la nostra squadra. E qua, squadra, elenco di gioco e andiamo a mettere la nostra squadra che non mi ricordo più quale sia. Dovrebbe essere questa. Ok. Beh, perfetto. Vediamo se qualcuno ha cambiato il valore. A, B, perfetto. Tutti abbastanza messi bene. Vediamo chi c'è in panchina. Lautaro abbiamo A. Pellegrini, diciamo che sono tutti abbastanza tranquilli. Vediamo se c'è qualcuno di lettera Pellegrini.
riposo da portare poi in squadra. No, diciamo che c'è Lukaku, ma abbiamo già Lautaro Martinez che è fortissimo in prima squadra. Quindi direi che qua lasciamo tutto com'è. E continuiamo, ragazzi. Non è andata benissimo nelle ultime partite. Abbiamo perso 1-0 entrambe. Per un sporco gol contro squadre di livello superiore al nostro, più forti del nostro come player, ovviamente. Però, ragazzi, abbiamo combattuto fino alla fine e siamo ancora a 4 punti. Ce ne vogliono 10 per la salvezza, 13 per andare in quarta, che per noi diventa un'utopia, è sempre stata un'utopia. E a questo punto, ragazzi, direi di provare a farci una partitella. Vediamo come va oggi. In bocca al lupo a me stesso, a me medesimo. Tuffo Mix tenta di divertirsi giocando a football e tenta di far divertire anche un po' anche voi, sperando che vi divertiate, insomma, con le mie rocambolesche avventure, con i miei gol subiti, con qualche gol fatto, insomma. Non va sempre benissimo, ma mi diverto lo stesso. Tre tac, aspettiamo, vediamo se arriviamo a quattro, che forse è meglio. Vediamo. Oh. Sembra che la ruota gira, gira e rigira, amore bello. Tre tacche, ragazzi, non migliora la situazione, quindi procediamo con la vostra tre tacche, sperando che la connessione con i server Konami non faccia poi tanto schifo. Incontriamo il Fenerbahce. Ok, la formazione diciamo che è al nostro livello, vedo gli stessi più o meno gli stessi punti. L'avversario non lo conosciamo, adesso lo andremo a conoscere. Andiamo avanti, vediamo le maglie se vanno bene così. No, assolutamente. Vediamo di cambiargli la sua e di mettere una maglia scura, così sono abbastanza diverse. Oppure anche gialla, sarebbe anche. Vabbè, va bene così. Noi lo usiamo questa, potremmo anche cambiare e usare quella tutta bianca, la seconda maglia della SPAL, questa. E andiamo avanti, via. Noi sapete che giochiamo con la maglia della SPAL. La squadra nostra è questa qua, la patatinca. Donnarumma, Koulibaly, Bastoni, Cancelo, Hernandez, Kimmich, Fabinho a centrocampo, Messi dietro le punte, dietro la punta che al momento è solamente una. Vediamo cioè, come sono messi. Tutti abbastanza messi abbastanza bene. Tutti, vediamo come ha messo Barella, normale, Valverde è buono. Anche Lautaro è buono, ma sono tutti abbastanza messi bene. Direi di cominciare. Il nostro avversario come se la gioca? Lewandowski e Benzema davanti a 99, 99 Mbappé, però c'ha Mbappé, Neymar dietro, davanti Lewandowski, Benzema, Dembélé, De Bruyne. È una squadra completamente d'attacco il nostro avversario. Tre difensori forti, però Van Dijk, Alaba e De Ligt che è davanti a Donnarumma. Va bene, ragazzi, andiamo a giocarcela e vinca il migliore, perde il peggiore. Vediamo un po' come funziona. Forza e coraggio. Ci vogliono due vittorie, ragazzi, 6 punti per la matematica salvezza. 9 punti per andare in quarta divisione. Tuffo Mixer le tenta tutte, tentando di fare il possibile, ma a volte trovo avversari sempre molto più forti di me. Non è facile giocare, trovare avversari, anche perché ormai siamo in quinta e da qui in su, anche dalla sesta, troviamo tutta gente che viene dall'alto. Non troviamo gente che viene dal basso, difficilissimo, quindi diventa molto ardua la nostra impresa, ma noi sapete che facciamo sempre il Bentrovati amici possibile da casa. per La giocarcela. partita che vi presentiamo non ha probabilità Vediamo. dei grandi match, Giochiamo in casa l'importanza noi, anche relativa della tentiamo capitale subito della competizione, ma l'orgoglio di di vedere un com'è sentimento l'approccio ben del nostro presente in questa squadra avversario. e i suoi protagonisti non ne sono certo immuni. Vediamo il Quando nostro gli usi dello avversario. spettacolo in campo non potranno che guadagnarne. Godiamoci 90 minuti del nostro sport preferito. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Partita già in corso di svolgimento. Ah, peccato. Hanno gestito davvero male il contropiede. Non sono stati convinti nella fase di transizione e il risultato è stata una palla persa. Ah, peccato, peccato. Grande giocata difensiva. E sbaglia Ah. completamente il suggerimento. Prova Benzema sulla destra. Se ne va. Madonna, che veloce questo, eh.
possibilità di andare per occasione da rete. Meno male che uscita. Oh ragazzi, questo qua non gioca male. Non gioca male, noi giochiamo peggio. Dobbiamo cercare di migliorare subito, dai. Siamo praticamente a palla nostra, ottimo. La palla è uscita perché è rimbalzato su, probabilmente sul difensore. Vediamo dove la va. Mbappé. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Vede lo scatto e cerca la profondità. Può provare. Grande, grande Donnarumma. Ragazzi, siamo attenti che questo qua se la gioca bene. Deve essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Ok, vediamo. Fuori. Quello è ancora angolo? Ma va! Secondo corner del match, conducono in questa statistica sugli avversari ancora zero. Passaggio sulla destra. Non perdono tempo, spingono subito verso la metà campo avversaria. Ad attaccare così si rischia sempre il contropiede. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. C'è Messi. Ah, buono, buonissimo, buonissimo. Fabinho si oppone e vince il confronto fisico. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé. Ah, niente, provato quello più da fuori area, purtroppo eravamo anche un po' lontani. Eravamo lontani, quindi non è. Vabbè, ah, non c'è nessuno là, perché non c'è nessuno? Prova Benzema. E trova bene il compagno. Ecco il tiro. Niente da fare, un tirato al volo di Kimmich. Vai subito, vai subito. Palla filtrante per Messi. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Mohamed Salah. Madonna Salah, quasi è. Peccato, peccato. Salah ha mirato la porta, ha tirato, forse se la passava a qualcuno era meglio. Comunque dai, sentiamo di... Difende con tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone. Punizione? Cacchio, Poi è anche da morire questo, Inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. È anche da morire questo, Passiamo a fondo, vediamo chi ci arriva. Prova a darla profonda nello spazio. Ha incontrato un degno avversario, non avanza oltre. Qui può partire il contropiede. Ah, Madonna, quasi quasi. Ah, è uscita, peccato. È per lui, lo so, è uscita. No, è per noi, va bene. Salah. Alaba. Si fanno intercettare il pallone. Serve più precisione e velocità. No, ho sbagliato io. C'è l'opportunità per il Neymar. Bravissimo. Vai, vai lungo di qua, vai lungo. Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lewandowski, De Bruyne, Dembélé verso il centro. Non può sbagliare. No. Bravissimo, vai subito su. Vai così. Accetta il pallone. Ah, porca troia, me l'ha preso lui,
Ma dai, ma cos'è? Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. A sinistra con il passaggio. Sceglie di andare per vie verticali. Così Gioca la palla lungo. lunga. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Ma non riesco mai. Un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Ci prova con un pallone profondo. Ah. La gioca a sinistra. Dembélé. De Bruyne. Ci Ottimo sarà un senso della minuto di posizione per bravo, non rimanere lì rispettarlo. a prendere sempre, ragazzi. Pallone interessante in Via, verticale. via, via. Attenzione. Meno male, palo. Bravo. Ragazzi, ci stiamo dipendendo alla grande. Situazione interessante. Se ben eseguito, un passaggio in profondità può Ci essere stiamo letale. dipendendo. Peccato che qui la conclusione Che ha non sia fatto stata Messi? Si è precisa fatto con male l'aiuto del Messi? ricevuto. Manca poco alla fine, vediamo adesso di. Fine Situazione primo tempo, completamente ragazzi, irregolare. Sul combattutissima terreno di partita calcio, nessuna delle due squadre è riuscita a combattuta, toccare il vediamo pallone adesso di avversaria. Sarà interessante seguire riuscire l'evoluzione della gara nella seconda parte. a fare meglio nel secondo Tu tempo, come eh. ti sei fatto di questi primi 45 minuti? Allora, io credo che come prima cosa nel secondo tempo dovranno migliorare la precisione nei passaggi. Troppi errori si sono visti finora. Il calcio è un gioco di Ok. squadra. Puoi avere anche i migliori fuoriclasse del dribbling, ma il Nessun pallone tiro in porta, dritto. ragazzi, abbiamo fatto Dal punto di schifo, vista nessun tiro in mentale, porta. com'è il tuo Cerchiamo di assetto per migliorare. arrivare ad un Eh sì, punto bisogna fare qualche giusto? tiro in porta, se no il gol E non si fa. soprattutto il gol si Se chiude non si senza tira in porta, difficoltà il gol non si fa, eh. e si ricomincia a giocare. E dopo l'intervallo il punteggio è ancora fermo sullo 0-0. Prova a darla profonda nello Madonna, spazio. ma. Errore qui, pallone sprecato. La dà indietro per evitare grane. Virgil van Dijk. Hanno deciso di arretrare il baricentro. Luca, secondo te vogliono sfruttare il contropiede? Sì, Fabio, penso di sì. La soluzione tattica mi sembra quella. Mirano a riconquistare la palla nella propria metà campo, chiudendo tutti gli spazi per ripartire in velocità, ribaltando il gioco. Ah, ok. Dai, forse riusciamo a fare qualcosa di buono. Hernandez. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna. Madonna. Calcio d'angolo di Ragazzi, rigore. stiamo attenti, qua va male, eh. Non va affatto bene con questo avversario, eh. Dobbiamo puntare un po' di più la difesa e cercare di Questo andare in non avanti. sono Vediamo di fare risultati ampi così. nella loro partita. Ancora zero per gli avversari. Vediamo dove la tira. Ok, Dembélé. Madonna, ma. Niente da fare, palla davvero irraggiungibile. Mbappé la mette sulla sinistra, vede lo scatto e cerca la profondità. Casco, si è Il rotto. contrasto di cui avevano Si è bisogno, rotto, ne si è sono rotto. usciti indenni. Si è Ha rotto. approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato Si è di rotto sceso, Messi, si è rotto però Messi, ancora per ragazzi. Si evitare di subire è gol. rotto Messi, si è rotto Messi, si è rotto Messi. Sceglie di andare per vie verticali. Si è rotto Messi. Prova a prolungare in avanti. L'affluenza di quest'oggi è di 71.898 spettatori. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Neymar. Ragazzi, Sceglie il pallone morbido. Decide di sfruttare la fascia. Prova a servire il compagno sulla fascia, ma non ci può arrivare. Va alla ricerca di un compagno davanti. Riesce ad intercettare. Messi si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. Provano a partire in velocità. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. L'arbitro
con l'assistenza del gioco. Porco miseria. C'è stato offside. Peccato. Che peccato lasciare il campo. Vediamo se può cambiare. Messi non si fa più. Messi non ce la fa. Facciamo un cambio. Non va affatto bene questa cosa. Non va affatto bene. Vediamo se questo qua può andare qua. No. Questo può andare qua. Sì. No. Forse no. Pellegrini. L'unico è Pellegrini, ragazzi. Mettiamoci Pellegrini. Niente. Messi è andato. Purtroppo si è rotto. Tentiamo di giocarcela. Dai. Andiamo avanti così. Messi ha avuto un brutto stiramento. Non so che è successo. Vabbè. Vediamo se ripartiamo. Sì. Per forza di cose. Dai, forte. Impegniamoci. Manca ancora. Non manca tantissimo la fine. Messi. Si è rotto, lascia il campo per Pellegrini, Messi non c'è niente da fare. Vediamo, l'avversario sta ancora girando le balle. Più che altro fa girare le mie perché il tempo era finito, quindi non so che sta facendo. Forse vuole cercare qualche... Non lo so chi sta cercando l'avversario, forse sta cercando qualche strategia migliore per fare gol. Stiamo sullo 0-0 ancora, ragazzi, a noi un punto serve poco. Per noi bisogna vincere. Un punto sarebbe pochissimo, se giocheremo in attacco per cercare di segnare un gol, ma l'avversario qua gira le palle, non lo so ragazzi, che succede? La connessione? La sua, la mia? Non riesco a capire, la mia la vedo bene, tutto quanto sta girando bene, no, eccoci qua, siamo ancora in campo. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Bastoni, prova Salah, la gioca sulla destra, avanza deciso, un intervento impeccabile, sfida di qualità qui, un'azione pregevole bloccata da un intervento ugualmente eccellente, avanzano con una intricata rete di passaggi. Sono tutti molto stanchi i giocatori, Madonna, sono stanchi. Palla di nuovo verso il centro. Qua, grande. Ragazzi, stiamo rallentando un casino. Il gioco sta rallentando, non so perché. Il gioco sta rallentando di brutto. Non riesco a capire il motivo di questo rallentamento. Non so se l'avversario che ha fatto qualcosa. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Non so se l'avversario ha fatto qualcosa, ragazzi, ma qua trova il compagno in buona posizione. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Non riesco a capire perché va così piano, ragazzi, c'è qualcosa che marcature strette, a quanto pare le individualità forti ne risentiranno. Qui, da come tirano le magliette, sembra che vogliano portarsene una a casa per ricordo. Stanno provando a limitare gli avversari con ogni mezzo. Fa avanzare l'azione. Via, via, Madonna! Holland vince il duello, la fa sua. Ragazzi, qua. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Chissà, Fabio, se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Vai, cazzo, grande gol Pellegrini, entrato al posto di Messi, è riuscito a metterla dentro. 1-0, ragazzi. Pellegrini l'ha messa nell'angolino, bella manovra, bella azione, ed è gol. Che fatica, ragazzi, cerchiamo di difendere il risultato, mancano 3 minuti alla fine, ragazzi, cerchiamo di difenderla. Guarda come è andato via, velocissimo. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Cercano un'azione veloce, gran prova di forza, palla recuperata. Indica 2 minuti di recupero. Neymar, intervento decisivo. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Finita. È andata, ragazzi, 1-0. Uffa, che faticaccia bestiale, una gran fatica.
riuscire a fare questa vittoria. Basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. È andata. Pellegrini ci ha regalato una prestazione di altissimo livello. E siamo dal premio di migliore in campo. A 3 punti dalla salvezza. Ragazzi, un tiro in porta l'abbiamo messa dentro, eh. Un tiro in porta, però alla fine abbiamo tirato come non poco. E siamo riusciti a metterla dentro con Pellegrini che ha sostituito Messi infortunato. Ci sono, capitano anche queste cose. Capitano queste cose. Va bene, adesso vediamo di fare un'altra partitella. 3 punti, ragazzi, per la salvezza. Abbiamo 3 partite. Ne facciamo subito una, ragazzi. Vediamo se la cosa va meglio. Però mi sono accorto che verso la fine la connessione andava un po' leggero. Cioè, i giocatori andavano molto, molto piano. O erano tutti stanchi. Non ho idea se erano tutti stanchi. Ma andavano molto, molto, molto piano i giocatori. Non vorrei che fosse qualche cosa nei server che non andava. Comunque, dai, vediamo. 4 attacchi questa volta, ci sta, Juventus, ecco, solo vedete di fronte alla Juventus mi viene voglia di schiacciarli, sapete com'è, c'è un amore verso la Juventus che è incondizionato. Dai, vediamo, vediamo le maglie come sono, la Juventus ha una maglia bianca schifosissima perché ovviamente non ha, sappiamo benissimo che la Juventus non aveva la licenza, quindi c'è una maglia che fa proprio cagare, la mettiamo così nera, così si diversifica da noi un bel po'. Noi usiamo la solita, ma la versione è già pronta, madonna, questo che è già pronto. Vediamo, allora, i giocatori sono tutti tranquilli, vediamo che c'è in panchina. Anche in panchina sono tutti belli tosti. Perfetto, direi che possiamo andare a giocarcela. Il nostro avversario chi ha davanti Lewandowski, Vinicius, Barbosa, Pellegrini anche lui. Tuameni, William, Sanchez, De Jong, Varane, Marquinhos. Beh, non è una gran squadra, eh? Non è una gran... cioè, i giocatori sono forti, però c'era di meglio, eh? Stile di gioco 100%, ragazzi, quindi magari questo è... non so se influisce, non ho mai capito quanto possa influire questa cosa, sinceramente non si è mai capito quanto può influire questo stile di gioco tra 97 e 100, che differenza c'è? 3, però, vale? Ok, oggi ragazzi vi annuncio subito che salterò il video perché dovrò fare il video, salterò il pranzo perché dovrò fare parecchi video, quindi dovrò cercare di fare più che posso per quest'oggi che è un giorno festivo in questo momento, devo cercare di... E non potrebbe esserci cornice migliore per un evento sportivo che saprà soddisfare la voglia di intrattenimento di tifosi appassionati. Versatevi un bicchiere, Messi. L'avversario non sembra tanto forte, però magari si appoggia al portiere. Opportunità di ripartire. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Passaggio sulla destra. Gabriel decide di cambiare gioco. Ok. Vinicius Junior. Luca, secondo te chi può fare? Bravo. Se cominciano a prenderla così. D'altronde, Fabio, se uno dei club più blasonati d'Europa fa di tutto per ingaggiarti e non sei ancora nemmeno maggiorenne, un motivo ci deve essere. Le capacità di dribbling di questo ragazzo lasciano senza parole. Sicuramente anche i compagni confidano nelle sue doti. Mbappé. Hernandez. Errore qui, pallone sprecato. Messi. Madonna, ragazzi, bella azione. Bella azione, tentiamo di... Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. La mette in avanti. Mbappé. Gran prova di forza, palla recuperata. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Il pallone per Neymar. Ah, peccato. Palla a Gabriel. Pellegrini. Palla in avanti verso il compagno. Riceve il passaggio.
è riuscito a passare Mbappé. Ottimo rifiuto. Madonna Mbappé, bravo. Si è liberato bene. Bravo Mbappé, peccato che il portiere ce l'ha presa. Bella, bella azione. Bella azione. Ah, portiere, questi qua li prende spesso. Parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. Costruiscono la manovra con sicurezza. Tchouaméni prova a darla profonda nello spazio. Beh, questo è un passaggio quantomeno di con calma. Fabinho. Nessuna delle due squadre fino adesso è riuscita a superare il portiere avversario. 0-0. Ah, peccato. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. La gioca sulla destra. Lewandowski si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Errore qui, pallone sprecato. Buono, me l'ha presa. Gabriel. La spalla. Riconquista subito la sfera. Rafael Varane. Messi. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Oh miseria, com'è veloce questo. Non puoi fare un tiro così, ragazzo. Non puoi fare un tiro così. Dai, Portress. Possiamo anche vincere questa. Impegniamoci un pochino. Possiamo anche vincere. L'avversario non è temibilissimo, eh. Però qua. Ecco Gabriel. La mette sulla sinistra. Lui va sempre di là. Lui gioca sulla sinistra. Completamente il suggerimento. Mbappé, coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Beh, questo è un passaggio peccato, meno discutibile. Palla che torna nella zona del portiere. Ok. Spazio vai, vai. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Avanzano con una intricata rete di ok, passaggio. Vai di qua. Il gioco con pallone a sinistra. Marquinhos. Ecco Lewandowski sulla destra. Ecco un pallone in avanti. Ah, peccato. Lo sposta. Ah, Madonna, che culo. Intercetta il pallone. Ed ecco che arriva il fischio. Ragazzi, primo tempo ce la stiamo giocando, alla pari, l'avversario non è temibile. Dobbiamo cercare di batterlo in tutti i modi, Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Vediamo un po'. Tre tiri in porta, ragazzi, dobbiamo, l'avversario non ne ha fatti, Cerchiamo di tenerlo lì e cerchiamo di fare il più possibile per fare gol, Iniziano i secondi 45 minuti. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Arbitro, questo mi fa. Gli sottrae il controllo del pallone. Lottano spalla a spalla. Intercetta il pallone, ben fatto. È libero di creare pericolo. Supera il diretto avversario. La gioca in mezzo. Non si lascia abbindolare, recupera palla. Madonna, ragazzi! Poteva essere un gol questo. A sinistra con il passaggio. Gabriel. Vinicius Junior. Errore qui, pallone sprecato. Lewandowski.
Allarga il gioco a destra. Bello, va. Lo spazio per Gabriel. Un passaggio da brivido, che rischio. Mohamed Salah. Ecco un'occasione di contropiede. Otto. Ah, peccato. Pericolo sventato. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Tenta il tiro. Bello, Che grande parata. Ottimo tiro, quarto tiro. È difficile fare meglio di così. L'affluenza di quest'oggi è di 62.005 spettatori. Tchouaméni. Fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. Fuori gioco. E guardaline. Fuori gioco, ragazzi. Sostituzione di giocatori. Chi cade l'avversario, qualcosa? Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. L'allenatore sceglie di giocarsi. Ma non cambia ancora nessuno perché può fare la differenza negli ultimi 30 metri con i suoi assist. Va alla ricerca di un compagno davanti, anticipa la traiettoria del pallone, scampato pericolo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. La palla viene rigiocata verso un po' colpi. Non si passa! Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé! L'allenatore non può essere certo felice di questo passaggio. Tchouaméni la mette sul piano fisico e riconquista la palla. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi. È punizione, un passaggio per andare in porta. Se ne va. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. C'è Messi, la gioca a sinistra. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Buon gioco. In verticale. E adesso qualche cambio sicuro, qualche cambio ci vuole. Sì, adesso è Messi stanco, Lasciano il campo per il numero 20, il numero 14. Qui c'è in panchina e c'è Lautaro, però vabbè. Va bene così, cambiamo le due, gli altri li teniamo tutti perché vanno bene. Manca poco, ragazzi, alla fine ci vorrebbe la vittoria, Ci vorrebbe un golettino, Di qua abbiamo Salah che è fresco appena entrato, Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Ah, madonna. Evita rischi inutili e la passa dietro. Scodella in avanti. Intervento decisivo. Arbitro. È arbitro, c'è punizione qua, Su Teo Hernandez. Ragazzi, qua mi sa che... lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio, è gratificante assistere a un match così in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Cercano l'azione veloce. Vinicius Junior. Anthony. Palla a Neymar.
provano a partire in velocità. Son Heung-min si allunga e trova la palla. Chissà Fabio se le squadre si accontenteranno del pareggio o se assisteremo a un colpo di scena. Sceglie di andare per vie verticali. Cross di Neymar. Porca miseria, angolo. Non la vinciamo, ragazzi, non la vinciamo, tentiamo meno di non perderla. Non possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Pensa al tiro e ci prova. Ragazzi, questa è pareggiata, mi ha fatto un punticino, è poco un punticino, però abbiamo giocato noi in attacco, praticamente abbiamo fatto più tiri in porta sicuramente di loro forse ne hanno fatti uno, non so. Diamo un'occhiata alle statistiche, ma credo che abbiamo fatto un tiro in porta loro, noi 4 e 4 parate, ragazzi. Passaggi più o meno sono gli stessi, qualcosina meglio, ma poca roba in più noi. Palli loro, fuori gioco loro. Diciamo, ragazzi, che siamo rimasti un po' male, un po' delusi, perché si poteva anche vincere, si poteva portare a casa questa partita. Non ce l'abbiamo fatta. Va bene, ragazzi, siamo a 8 punti, abbiamo ancora 2 partite, una vittoria e siamo salvi, 2 vittorie e andiamo in quarta divisione. Tutto quanto rimarrà per la prossima giornata, per la prossima partita o le prossime 2 partite. Vediamo che succede. Tufomix, vi ringrazio per essere rimasti qua con lui. Vi ricordo che se volete lasciare un like, potete tranquillamente farlo, tipo così, seguite questo simbolino nella mia pagina web, nella mia pagina YouTube, e lo trovate, e date così un mi piace al video se ovviamente vi è piaciuto. E se volete, non siete ancora iscritti, iscrivetevi al mio canale, non costa nulla, è gratuita l'iscrizione, e poi se attivate la campanellina sarete avvisati ogni volta metterò un nuovo contenuto sul mio canale YouTube. Tufomix a questo punto vi saluta, vi dà appuntamento ad un prossimo episodio. Mi raccomando, e football non è il meglio, ma è l'unica cosa che abbiamo in questo momento, dobbiamo giocare con questo gioco. Ciao a tutti da Tufomix, ragazzi, e alla prossima. Buona giornata.